se non ho sono molto più fortunato di Marco. Questo era la portava al che serviva per comunicare la notizia che stavamo organizzando il primo grande forza nel blog non era comunicato il posto e l'orario esatto del Frozen, nel senso che era comunicata la data ma non era stato assolutamente comunicato l'orario, questo per creare un'immagine ancora più di fitto mistero intorno a tutta l'operazione. Vado velocissimo, visto che mi stanno guardando, come dire, velocissimo, allora mi rilasso. Allora, ok. E dopo il Frozen sono state organizzate attività di blogosfera, cioè sono stati comunque contattati i blog più importanti. Adesso qui ho portato l'esempio di Pandemia e vi è stata divulgata la notizia, diciamo che molti di loro hanno pubblicato l'operazione, cosa che ha aiutato l'operazione a decollare. È ovvio che vale lo stesso discorso fatto all'inizio, cioè tutto dipende dalla rilevanza, nel senso che se tu mandi, cioè il blog, anch'io ho un blog, il blogger è un piccolo dittatore di se stesso, del suo spazio, per cui può assolutamente decidere se pubblicare la tua notizia. Più la notizia è rilevante per lui e più è facile che questa venga pubblicata. Per cui è stato fatto un lavoro di blogosfera. I blog hanno risposto molto, molto bene. Vabbè, questi sono due esempi. Ah, ecco, volevo ritornare indietro. Volevo farvi vedere, ad esempio. No, sono andato avanti. Scusate. Ecco, questo è un esempio di come veniva trattato lo sponsor, nel senso che c'era la notizia e comunque lo sponsor era sempre in maniera presente, ma comunque, come dicevo all'inizio, non mai invasiva. Questo è l'ultimo post dove dice appunto domani grande giorno, scrivici una mail, noi ti rimanderemo indietro una mail un'ora prima per dirti esattamente il posto e l'ora. L'evento Frozen Me si è svolto il 16 aprile 2008 alle ore 18:30 in piazzale Cadorna a Milano, rappresenta ancora oggi il flash mob. Forse oggi non passo per modeste, però è vero, rappresenta ancora oggi il flash mob di maggior successo mai organizzato in Italia. 342 persone hanno partecipato spontaneamente a Frozen Me, dando all'evento caratteristiche di energia e entusiasmo che io come professionista non avevo mai provato per un'operazione di comunicazione, per una mia operazione di comunicazione. 342 persone vuol dire che 342 persone hanno preso la metropolitana, comunque hanno preso contatto con il brand e si sono mosse incontro alla marca per fare questo evento. Vi faccio vedere il video così vi rendete conto. Calling me high tonight. This is in the world.
Ok. I media. Allora, un'altra cosa importante secondo me, quando organizzi cose di questo tipo, se tu non pianifichi che la notizia, che l'evento sia notiziabile, hai sprecato gran parte del tuo tempo, perché allora, per chi conosce Piazzale Cadorna, era piena, 392 persone l'abbiamo riempita, però se l'evento si ferma a queste 392 persone, non varrebbe la pena, non sarebbe un progetto di comunicazione. La scommessa che bisogna fare è comunque far diventare la notizia appunto interessante per i media, e questa è una cosa che, come dicevo all'inizio, conta la rilevanza, contano comunque i rapporti di relazioni pubbliche, eccetera, eccetera. I media sono stati avvertiti in precedenza e hanno garantito una copertura sorprendente. Erano presenti fotografi dei maggiori free magazine milanesi. Il giorno stesso è uscito un servizio su Studio Aperto. Il giorno dopo Frozen Me è finito in prima pagina su Metro, nelle pagine di City, su Repubblica.it. L'evento è stato ripreso gratuitamente dai media. Questa è l'importanza della rilevanza. Questa è la prima pagina di Metro, se non ricordo male, questo è City, questo è l'occhiello su Repubblica.it, poi c'è anche la galleria di foto, ok, Vivi Milano, il video. La terza fase, se vi ricordate, è dal territorio, per cui online, blog, recruiting, territorio, offline, tornare, tre minuti, ok. L'ultima fase è questa, sono velocissimo. Il giorno dopo l'evento, Frozen Me è stato caricato su YouTube, l'antempestività è stata importante, inoltre sono state attivate efficaci tecniche di seeding tramite GoViral. Il risultato è stato uno dei video più visti su YouTube in Italia il 17 aprile, ha fatto in totale più di 80.000 visioni.